Buonasera dalla redazione del canale 96 e 187, il punto sulla seconda giornata del gruppo B del 73esimo Viareggio Cup. La Fiorentina batte il Seravezza per 4-0 e si qualifica con un turno di anticipo per gli ottavi della settimana prossima. Allora andiamo dal gruppo 5, Fiorentina che batte, come detto, il Seravezza per 4-0. Dall'altra parte, Monterosi batte l'Euro New York 3-0. Fiorentina 6, Monterosi 6. Sabato lo scontro diretto a Pietrasanta per capire chi vincerà il girone. Conterà poco o niente, perché poi arriverà il sorteggio per gli ottavi secchi e allora credo che non importi chi vince, chi arriva primo, chi vince secondo. L'importante è passare agli ottavi, e sia Fiorentina e Monterosi lo hanno già fatto. Allora, Seravezza 0, Euro New York 0. Andiamo a vedere il tabellino di oggi della Fiorentina, che a Porcari ha vinto 4-0, 2-0 il primo tempo, Arder e la raddoppiata di Bum Bum Presta, 2-0 in aggiunta nel secondo tempo, ancora Presta che sale a 5 gol nel Viareggio prima e poi se ne un single con la doppietta di Santa Croce che fa 3 gol. Se n'è purtroppo autore di una prova, diremo, un po' deludente. Troppa apprensione, troppa voglia, troppa garra. 3 o 4 gol a porta vuoti calciati davvero male. Tognetti, Baroncelli, 29esimo della ripresa, Sadotti, Elia, Scuderi, 29esimo, Pitti, Maggini, Gudelevicius, 37esimo, le sostituzioni tutte nella ripresa, Deli, Arder, al suo posto entra Mignani, Da Silva, al suo posto Fortini, Presta, entra Lorenzino Chiesa, Spaggiari, rilevato da Mendoza, Sene, il Seravezza ha schierato Mirtai, Pucci, al suo posto è entrato Remedi, Lorieri, Sancredi, rilevato da Facondi, Michelucci, Benvenuti, Arrigucci nel primo tempo per un infortunio, entra Giunta, Maffei, Gabrielli al 46esimo, Sforza, Vietina 46esimo, Corbai, Masini 22 della ripresa, Riccomi, allenatore del Nero, arbitrato Mascelloni di Grosseto. Allora al 20esimo Arder, 32esimo Presta, 61esimo Presta si confeziona la doppietta, 3 gol a Santa Croce, 2 gol a Porcari, 5 in testa alla classifica marcatori, se n'è un gol, quello del 4-0 definitivo, più purtroppo, volendo, 3 o 4 gol davvero buttati via. Se n'è poteva essere già sulle scie di Presta. Andiamo a vedere gli altri gironi. Girone 6, Wiss New York, Arezzo 0-2, Sampdoria batte Grosseto 3-2, Sampdoria 6, Arezzo 3, Grosseto 3, Wiss New York 0. Il girone 7, allora Atromitos, Jovenes Promeas, squadra spagnola 2-1, si gioca e si sta giocando mentre noi registriamo questo servizio l'incontro tra Bologna e Mavlon, eventualmente aggiungeremo qualcosa più tardi. Bologna 3, Mavlon 3, c'è in atto lo scontro diretto, Atromitos 3, Jovenes Promeas 0, il girone 8, dove la rappresentativa di Serie D è stata battuta dallo Sport Recife, la novità brasiliana dell'edizione 1-3, il Ladebua è stato battuto dal Limolese 3-1, allora rappresentativa di Serie D 3, Sport Recife 3, Ladebua 3, Imolese 3, è il girone di ferro al termine del secondo turno completo. Il programma, e con questo chiudiamo, del sabato per quanto riguarda il girone 5, Fiorentina Monterosi Pietrasanta sabato ore 15, saremo lì con la diretta, New York e Seravezza per il terzo posto. Nel girone 6, Wiss New York e Grosseto, Sampdoria Arezzo, il big match. Nel girone 7, Bologna, Jovenes Promeas e Atromitos Mavlone, vedremo quello che sarà successo poi tra Bologna e Mavlone. Il girone 8 prevede Sport Recife, Imolese, rappresentativa di Serie D, Ladebua, sono tutti incontri
scontri diretti per trovare le prime due classificate per il sorteggio secco di sabato sera degli ottavi di finale. Dalla redazione del canale 96 e 187 Sole e Salamenta di Firenze Viola Super Sport, Stefano Ballerini vi ringrazia, ringrazio Enrico Milano che mi segue in remoto dallo studio. La linea torna ai nostri studi di Campi Bisenzio. Ma gli attaccanti a volte ci prendono e altre volte no, quindi è troppo smanioso, ma perché ha voglia di far bene, quindi quando hai tanta voglia di far bene chiaramente a volte può capitare di sbagliare, però ripeto, insomma, i dati parlano per Falù e quindi non c'è nulla da aggiungere. È un attaccante forte come altri attaccanti che abbiamo, qualcuno l'hai citato tu, qualcun altro imparerete. Ho visto due buoni movimenti di Lorenzino Chiesa, un pallone messo in mezzo. Sì, Lorenzo è un giocatore che ha subito un grosso infortunio, era con me quando è successo, è un professionista vero, ha qualità, ha uno strappo importante, è mancino, quindi è un giocatore che la società vuole recuperare, è un giocatore che conosco e speriamo che al Viareggio possa stare ancora meglio rispetto a come aveva iniziato l'annata e possa fare sempre meglio. Senti, partita senza sbavature, un buon Serravezza, gli abbiamo fatto i complimenti per come ha interpretato la gara. Adesso Monterosi, vuoi vincere il girone a questo punto o ti basta essere già agli ottavi, ci rivediamo martedì prossimo? No, noi vogliamo quando può succedere, vuol dire, penso che sia normale provare sempre a portare a casa il massimo. Non era così scontata la partita con Serravezza, perché quando si chiudono poi dopo magari non sei fortunato oppure molto concentrato nel fare il gol, magari ti può aprire, ti può far stare un pochino più tranquillo, quindi no, quando non succede poi magari lo prendi. Invece noi siamo stati bravi, abbiamo fatto il secondo, abbiamo fatto il terzo, abbiamo fatto il quarto, potevamo farne degli altri con la voglia di giocare, di non buttare via il pallone, come poi ci chiede il nostro direttore, come nel DNA delle squadre della Fiorentina, non solo l'Under 18, tutte giocate con Pilani, ci insegna, e tutte le altre squadre nostre provano sempre a giocare, quindi che noi, che sia il Viareggio, che sia il campionato, noi sappiamo che vogliamo fare quel tipo di gioco lì. Poi, chiaramente. Allora, a vedere la squadra juniores del Serravezza, anche l'allenatore della prima squadra amorosa, tra l'altro un ex Viola, qui oggi ha trovato un po' di amici, no? Sì, ho visto Enrico Chiesa che è un po' che non vedevo, mi ha fatto molto piacere. E quando riguarda la partita, ci sono dei ragazzi interessanti, una buona partita, e il Serravezza sta facendo una buona figura, si vede che c'è una differenza sostanziale fra due squadre, però come è logico che sia, però tiene il campo bene. Però stanno tenendo bene il campo, un gol così mezzo e mezzo, l'altro il primo, l'altro è stato una buona azione, si stanno comportando bene, sono contento. E come sta andando la tua avventura a Serravezza? È cominciato da qualche mese? Direi bene, io sono arrivato a dicembre, eravamo un po' in difficoltà, abbiamo fatto una serie di vittorie, abbiamo fatto tanti punti, siamo quasi all'obiettivo, che quest'anno è l'obiettivo della salvezza, e penso che manchino tre punti per riuscire a essere salvi quasi matematicamente, quindi insomma direi che stiamo facendo molto bene. Sei curioso di vedere l'altro figlio di Enrico in campo? Dopo aver visto Federico adesso si aspetta Lorenzo, il più piccolo. Sì, sono curioso di vederlo, perché guarda, l'altro ho dei bei ricordi, perché con Enrico siamo frequentati spesso e mi ricordo che Federico già da piccolino calciava bene la palla. L'altro non l'ho mai visto, mi ha detto che però è un buon giocatore anche lui, mi ha detto Enrico che ci puntano tanto. Quindi sono curioso di vederlo, spero che giochino spesso nei partiti, almeno riesco a vederlo. Senti, della Fiorentina prima squadra che dici? Insomma, 7 vittorie di fila, ora c'è questa sosta. Ma ti aspettavi che i Viola riuscissero a trovare questo filotto e rialzassero anche la loro stagione, perché non era partita benissimo? La stagione è partita male, però si sono ripresi, hanno fatto questo filotto importante, ma credo che se lo meritino, perché credo che sia una buona squadra. L'italiano è un grosso allenatore, ha delle idee importanti, e la messa a disposizione della squadra, che a volte però le cose non girano.
Ma come sempre quando si lavora in un certo modo poi alla fine i risultati vengono, credo che possano fare un ottimo finale di stagione. Senti, per un toscano quanto è difficile giocare nella Fiorentina? Perché difficilmente si è profeti in patria. Tu hai fatto delle ottime prestazioni in maglia viola. Ma sì, sai, io sono pisano, ho fatto tutto il settore giovanile lì, quindi insomma ero abituato un po' all'ambiente, mi sono abituato a quello che mi aspettava, perché Firenze è una piazza tosta, una piazza difficile, come tutte le piazze toste, quando le cose vanno bene ti portano le stelle, quando vanno male è dura. Io per fortuna e purtroppo ho vissuto momenti belli, però ho vissuto anche il fallimento, che è stato veramente il periodo più basso della Fiorentina, ma anche per me come esperienza, perché io comunque avevo ancora 3 anni di contratto e sono sicuro che sarei rimasto lì a lungo, quindi è una piazza difficile, però ho vissuto dei momenti esaltanti. Poi sono capitato fortunatamente in un periodo dove la Fiorentina è una delle 7 sorelle, no? Ci avevamo giocatori importanti, Batistuta, Mondo, Rui Costa. Ho vissuto un bel periodo, peccato l'epilogo, perché la società sicuramente non si meritava quella fine, anche perché il nostro presidente Cicchigori ha speso tanti soldi. E purtroppo abbiamo fatto questa fine, ma non ce la meritavamo. L'ultima domanda la faccio io sul anche al futuro. Hai trovato una società importante, ci dà un ambiente veramente di un certo livello, uno stadio anche di un certo tipo, proseguirai, state parlando, si può dare qualche anticipazione? Sì, sicuramente ho trovato un ambiente eccezionale, sia come persone che come organizzazione e poi come struttura, perché in Serie D ce ne sono poche strutture del genere, un campo sintetico, di ultima generazione, possiamo lavorare benissimo. Il settore giovanile in crescita. Il settore giovanile importante, poi la società che ci tiene, la società che non ci fa mancare niente, quindi credo che sia in Serie D una delle migliori piazze in Toscana. E per il futuro vediamo, ora noi abbiamo ancora un obiettivo da raggiungere, poi dopo obiettivo raggiunto, vedremo cosa succederà, magari parleremo con la società. Credo che potremo proseguire insieme, però ancora non c'è ufficialità, non c'è niente. Però insomma mi sono trovato bene e è un posto dove si può fare calcio, insomma dove si può lavorare e di questo sono molto contento. Un'ultimissima prova a fartela io, tu hai giocato anche nell'Empoli, tu sei letto che la Fiorentina dovrebbe traslocare per 2 anni dal Franchi perché fanno i lavori e potrebbe andare a giocare 2 anni a Castellani. Ma te ce la vedi la Fiorentina a Castellani per 2 anni? Questa cosa non la sapevo. Notizia di queste ore, no, mi torna un po' male perché Franchi per la squadra, per i tifosi, per tutti, sarebbe un disagio grosso. Come sempre, se di necessità si fa virtù, se ci sarà da fare questo sacrificio, credo che tutti si metteranno a disposizione per farlo e per vivere questi 2 anni nel modo migliore possibile. Però l'effetto che dà il Franchi. Ma il Franchi è una sensazione unica, io ho dei ricordi incredibili. E li porto con me perché è un pubblico incredibile, la gente è affezionata alla squadra e quindi è un gran bel pubblico. Grazie. Lorenzo Vannucci, presidente del Seravezza Pozzi, ricorderà, perché oggi qui abbiamo fatto questa partita del torneo di Viareggio totalmente inaspettata per voi. Però poi la notizia più grossa, e che la possiamo dare, no, penso in anteprima, è che ci sarà un'altra sfida tra